Fu Sant'Agostino a identificare quelli che ancora oggi vengono conosciuti come i sette salmi penitenziali. Molti santi, come San Luigi Gonzaga, il patrono dei giovani, avevano la bella abitudine di recitarli spesso. E ho saputo anche, non saprei dire da chi, che il cardinale Nasalli Rocca, nei momenti difficili della guerra, quando i bombardamenti minacciavano la nostra città, pregava il Signore con questi salmi. Una volta si insegnava a pregare con questi salmi penitenziali, quelli che si preparavano al sacramento della confessione o comunque nel momento in cui si aveva consapevolezza di essere in stato di peccato. In particolare sappiamo che Sant'Agostino, il grande convertito, anzi dovremmo dire meglio il grande esperto della misericordia di Dio, amava ripetere spesso il Salmo 32, proprio quello che ci offre la liturgia di questa domenica. Anzi, racconta Possidio, che è il biografo di Agostino, che il santo volle il testo di questo salmo affisso al muro della sua cella negli ultimi giorni della sua vita per gustare la gioia e la beatitudine di chi confessa il suo peccato. Allora ascoltiamo un passaggio del salmo. L'Apostolo Paolo riporta un passaggio del Salmo 32 nella sua lettera ai Romani, per mostrare che Dio dona gratuitamente la sua misericordia, non come ricompensa per le nostre opere. D'altra parte è evidente che Dio non ci dona il suo perdono, la sua misericordia perché lo meritiamo, ma proprio perché non lo meritiamo, proprio perché siamo peccatori. L'unica condizione che Dio pone è che l'uomo la desideri, questa misericordia, e ne confessi il bisogno. Forse il motivo che rende speciale questo salmo, così amato in particolare, come dicevamo, da Sant'Agostino, è il fatto che non è una generica riflessione sul peccato e sul pentimento, ma riporta l'esperienza personale di un convertito. Purtroppo i versetti cruciali non sono presenti nella liturgia domenicale. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre ruggivo tutto il giorno, giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Il salmista ripensa alla situazione penosissima della sua coscienza quando taceva, cioè quando, avendo commesso gravi colpe, non aveva comunque il coraggio di confessare a Dio i suoi peccati. Un tormento interiore descritto con immagini molto forti. Il peccatore sente pesare su di me, su di sé, la mano di Dio, consapevole che Dio non è indifferente rispetto al male compiuto dall'uomo. E Sant'Agostino commentava che Dio rende pesante la sua mano nei confronti dell'orgoglioso. La mano di Dio è pesante per umiliare quanto è dolce per sollevare chi è caduto a terra. E a proposito di questa amara inquietudine del peccatore, San Gregorio Magno diceva: le sventure aiutano a far capire, si è attirati verso Dio tanto più in fretta quanto più non si ha niente a cui aggrapparsi in questo mondo. Finalmente il salmista apre il suo cuore con una dichiarazione coraggiosa che sembra riecheggiare i sentimenti del figliol prodigo nella parabola di Gesù. Ha detto infatti con sincerità: confesserò al Signore le mie colpe. Sono poche parole, ma che nascono dalla coscienza. E Dio risponde subito con un generoso perdono. Si schiude così, di fronte al fedele pentito e perdonato, un orizzonte di sicurezza, di fiducia, di pace, nonostante le prove della vita.
Noi potremmo applicare tutto questo al sacramento della riconciliazione, in particolare in questo sacramento, nella confessione, alla luce del Salmo, sperimentiamo la coscienza del peccato, spesso offuscata ai nostri giorni, ma insieme anche la gioia del perdono. Al binomio delitto e castigo si sostituisce il binomio delitto e perdono, perché il Signore è un Dio che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Concludo riportando un passaggio di commento da parte di San Cirillo di Gerusalemme, che insegnava questo salmo ai catecumeni che si preparavano al battesimo. Dio è misericordioso e non lesina il suo perdono. Non supererà la grandezza della misericordia di Dio il cumulo dei nostri peccati. Non supererà la destrezza del grande medico la gravità delle tue ferite, purché tu abbia la piena fiducia in lui. Manifesta dunque al medico il tuo male e parlagli con le parole che disse Davide: Ecco, confesserò al Signore il peccato che mi sta sempre dinanzi, così otterrai che si avverino anche le altre parole. E tu rimetterai la malizia del mio peccato.